Se questo video tu arriva a 5.000 like, ragazzi, entro 24 ore, tu non hai idea cosa ti faccio. Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. La domanda che sorge spontanea è: perché Tecnoide è all'inizio di un mio video e mi sta minacciando? Ma ragazzi, questa cosa è molto semplice, perché questa volta, ragazzi, io ho fatto uno scherzo che è veramente, veramente molto pesante. Mi ci è voluto un po' di tempo per fare questo scherzo, perché mi sono dovuto arrivare un po' di gadget, mi sono dovuto arrivare un po' di cosette che servivano appunto per attuare lo scherzo in una maniera molto più credibile. Questa volta l'ho combinata grossa. Chiaramente per fare questo scherzo ho bisogno di complici, ho bisogno di Ussa, di Sheshe, quindi adesso vedrete in questa parte di video dove vado ad assoldare i miei complici. E chiaramente è uno scherzo abbastanza pesante, io da solo non riuscivo a farlo, quindi avevo bisogno per forza di due complici come loro. Pronti? Buongiorno, fratelli Ussi, come stai? Bene, tu? Ho bisogno di una mano, fra. Ho bisogno di una mano importante, zio. Allora, che è successo? Ho bisogno di un favore grosso. Mi dica. Io un po' di tempo fa ho minacciato Tecnoid. Fa già ridere la cosa. Gli avevo promesso che gli avrei cagato nella stanza. Lui sì, bla bla. Te lo giuro, fra. Lo faccio veramente, però chiaramente, fra. Lui vedrà tutta la scena. Ah, no, okay. Fra, guarda. Ti faccio vedere. Aspetta un secondo che chiamiamo anche sorella Shelly, ok? Aspetta. Sorella Shelly! Puoi venire un attimino? La Ussa, eh? Vieni che ti dobbiamo far vedere un video. Accendi la luce, così mi credo di me. Vieni. Dai, non ho voglia. Dai, sbaglio. Non ho voglia. No. Non ho voglia perché me l'hai fatto di ogni. Ti devo far vedere un video che ho editato. Non ho voglia, ti tengo in fronte questa cosa, se non rompi la palle. È un video che ho editato, vieni. Allora, Shelly, ho bisogno del tuo aiuto anche a fermare. Vieni qua, vieni. Dopo tutto quello che mi hai spruzzato addosso, devo guadagnarci se vuoi il mio aiuto. Cosa vuoi? Ascolta, adesso tu, dopo quello che faccio oggi, fidati che a me non mi minacci più. Fidati, perché mi temerai per tutta la vita, te lo giuro, fidati. È proprio una cagata, ma una cagata nel vero senso. Che devi fare? Come avete potuto sentire, in questo momento sto avvertendo i miei complici che andrò a fare la cacca nel cuscino di Tecnoid. Ma chiaramente, ragazzi, non potevo mettermi veramente a fare la cacca durante un video di YouTube. Quindi, che cosa ho fatto, ragazzi? Ho comprato dei gadget che sono veramente, veramente molto, molto simili alla cacca. La consistenza di questi gadget è veramente reale, ragazzi, era impressionante. Io quando li ho visti la prima volta ho detto, oddio mio, che schifo, sembra cacca vera. Ed effettivamente hanno un effetto ottimo anche nel video, che è veramente scandaloso, davvero, ragazzi, sembrano feci davvero. Perciò adesso potete vedere in questo momento, mentre sto mostrando ai miei complici i gadget, ma soprattutto un gadget molto particolare che vedrete poco più avanti, che è, ragazzi, quello è veramente, veramente tremendo e puzzolente, ragazzi. Guardate questa parte qua, perché è veramente interessantissima. Allora, io un po' di tempo fa ho minacciato Tech dicendogli che gli avrei cagato nella stanza. No, ne voglio cagare davvero nella stanza. Sì, ho proprio bisogno di cagare nella stanza, ok? No, ti prego, sì. No, allora, è grave. Però vi spiego. Allora, io chiaramente mi metterò in posizione prone, ok? Come se stessi partorendo un figlio. Però non avendo ovaie, chiaramente non partorisco figli, ma partorirò... Com'è che partoriscono i figli? Fammi vedere la posizione. In prone. Ma in prone abbassati. Così partoriscono i figli, capisci? Ma in prone abbassati, oh, così, con le gambe dritte. Oh, come in quelle posizioni lì. Okay. Ma perché devi punteggiare? Ah, non punteggiare. Pare che ti cade una stanza con la testa. Scusa. Allora, ti faccio vedere una cardina. Che schifo. Sì, amore, non vedere. Vieni, faccia vedere. La... Allora, questo è lo scarafaggio. Cos'è? Questo è lo scarafaggio. Oh, fra, io ero concentrato a farti le clip, ma che è sta roba? Allora, guarda, toccare la consistenza di questa. Ok. Senti questa. Allora. Ma lo sai, fra, che a me la consistenza del silicone mi fa schifo. Ma che silicone? Questo è slime, guarda. Mi fa salire un po' il vomito. È slime. Allora, vi spiego, ragazzi. Oddio. No, fra. Sì, proprio così. Guarda. Allora, guarda. Ora vi spiego la situazione. Togli le mani, fra. Fa schifissimo, zio. Sembra tipo niente. Sembra cacca veramente. Per terminare. Sembra cacca come... veramente, perché lui sempre va lì e allora, le tocca. Guarda, la situazione sarà questa, ok? Questa si appoggerà tipo lì. E uguale, rogo! Nel cuscino, io sarò proprio denudato, ok? Nudo. E certo, perché poi mi metterò così e farò anche questo. Col culo. Hai capito? Oddio, che vomito, oddio. Hai capito? Con le sbocca. Sì, però non devi fare così, secondo me. Ti giuro, fra. Cosa devo fare, secondo te? Tieni.
secondo me, vedi che lo posso di fare, perché vedi che se cade al contrario si capisce che è finta. Sì, è vero. Capito? Tu devi fare che ti stai pulendo con della carta igienica che hai già finito, capito? Sono dei pezzi in giro. Ah, ok. Sì. Hai ragione, hai ragione. Quindi che sono già posizionato. Hai ragione. Piccole. Oddio, però, che schifo. Cioè, sì, c'è una cosa, è bruttissimo. Ho capito, c'è tutto sul mio letto. Tieni un secondo perché non ho finito. Ora vi faccio vedere un'altra cosa che è ancora più. Stai scherzando? Sì. Ah, forse ho capito. Vedi questo? Cos'è? Smell. Aspetta. Sì, sì, mettilo negli occhi. Mettilo. Smell the hell. Gli occhi di merda. Hell è inferno. Allora, io ti do un consiglio, fra. Vabbè, no, vabbè, prova. È un buon, è un profumatore, veramente. Prank Sprite. È un profumatore per. Prank Sprite c'è scritto. Bra! Bra! Sta lacrimando gli occhi, ragazzi! Oddio. Che è? Te lo giuro, fa puzza di merda una cifra, io l'altro giorno l'ho provato. Che no, è, fra? Adesso questo qua, non glielo spiace in stanza qua perché sennò rimane no, troppo, sì. Però noi facciamo delle palline di merda. Ma? E lo posizioniamo nella stanza di modo che si senta l'odore. Fra, dobbiamo andare a far fuori, però. No, non in camera mia, zio. Ma sei scemo? No, lo facciamo fuori, No, mi stavo agitando. Dov'è lui, raga? Dov'è lui? È giù e non possiamo farlo fuori. Apriamo la finestra, oppure no? Raga, mi sento male. No, no, sei calmo. Raga, si sta sentendo male. No, raga, orribile. Senti l'odore qua, senti l'acqua. Però è aperto, perché l'hai aperto, cretino? Allora. È il momento di entrare in azione, come avete potuto vedere sto cercando il modo di mettere quello spray in modo che non rimanga impregnato nella stanza, perché ve lo giuro ragazzi, questo spray qua è veramente puzzolente in una maniera incredibile, ragazzi, c'è un odore effetto aglio merda incredibile e ti sprigiona una puzza che fa veramente schifo. Perciò adesso noi stavamo cercando un modo per poter mettere questo spray in dei fazzoletti e poi a Usta viene un'idea fantastica. Meno male che esiste Usta, ragazzi, perché Usta cioè, è geniale. Dove mi porta? Beh, guardatelo voi. Mi lontano come roba. Io ho paura. Ma posso sentire pure io l'odore? Posso sentire l'odore pure io? No, non me lo spruzzare in faccia, ti sputo in faccia. Oh, zitto. No, te le passo io, fra, che c'è. C'è la merda nelle mani, c'è la puzza. Vai, fate deludare, dai, muoviti. È stato troppo forte questo. Chiamalo, andiamo a chiamarlo. E dove lo metti il telefono? Dove lo metti il telefono? Okay. Siamo arrivati nel momento clou del video, perché è il momento di assumere la posizione strategica che prima ci siamo detti. Quindi mi metterò in modalità cacca sopra il suo cuscino, ragazzi. E ora dovete vedere quando lui arriverà. Ragazzi, succede una cosa veramente, veramente particolare. Questa volta l'ho fatto stare veramente male, ragazzi. Guardatelo, ragazzi, guardatelo, vi prego. Si respira. Oddio, col culo di mano. Oddio. Sì, ci sono. Che schifo. Papo. Ok.
dove devo riprendere a lui quando arriva? Faccio finta. Ma raga, ma cos'è? Cos'è questa puzza, raga? Io te l'avevo detto che non dicevo. No raga, non ce la faccio, è proprio no. In merda quello che ragazzi, mi sa vomitare. Ragazzi, aiuto a non vomitare, raga. Aiuto a non vomitare. Ho le lacrime agli occhi, raga. E già ragazzi, perché effettivamente lì non stavo male solo lui, lì stavamo male tutti ragazzi, perché quella cazzo di bomboletta puzzava veramente tanto, raga. Quindi questo era uno scherzo che abbiamo fatto sia a lui, ma anche noi ne abbiamo risentito tantissimo, perché veramente ragazzi l'odore che c'era era nauseante. Non riuscivi a stare attento veramente, perché ti prendeva proprio la testa, ti veniva da vomitare, era una cosa incredibile. Infatti se vedete ci sono io nel corridoio che sto male, Usta che sta malissimo, Shelly che sta malissimo. Quindi effettivamente diciamo che abbiamo fatto lo scherzo a lui, ma l'abbiamo fatto un po' tutta quanta la casa. E adesso arriva il momento in cui il Tecnoid chiaramente starà male, perché continuerà ad avere conati di vomito, idem me. E però io continuerò un po' a sfidarlo. E dopo arriva un bel momento in cui lui decide anche di minacciarmi. Quindi guardate bene. Dai, guarda, no, lo so, ho infettato tutta la casa. Non sei normale. Scusa, dove è finita la mia merda? Non ce l'hai il cappuccio? Ma ce l'hai andata nel cappuccio, zio? È rimasta di là dove? Vabbè, dai. Sto per farti vedere che sono per farti vedere che sono uno coraggioso. Ma coraggioso che schifo, fra, che merda. Che cazzo la prendi con le mani? Mica fai schifo. Guarda, ti faccio. È finta, cretino. Puzza. No, fra, c'è la puzza di bella. Ma ne messo una vera o una finta? Sì, era finta. E quella vera? E quella vera è quella che ti è venuta addosso. Tra l'odore di merda, te lo posso spiegare, fra, ti posso spiegare. Ma da me l'hai lasciato? Sì. No, fra, l'avevi preso. Chiudi. Oddio, vero, ma la porta in camera, la puzza salirà. raga, che puzza. Guarda. No, raga, orribile. Guarda. È questo, senti l'odore. No. È lui che puzza di merda. È uno spray, è uno scherzo, Tecnoid. Ma sta per morire, che sta per vomitare l'anima. Vomita e non rompere le palle. C'è bisogno di far così, eh. Fate scene, non eri mica uomo tu? Quello io non ho paura di niente. A me non mi sconfigge nessuno, Tecnoid, paladino. Sai che ti ha fatto la condanna questa roba, però tu? Cazzo, mi sono condannato. Dai, non far così, però. Fammi solo respirare. Respira un po' di aria. Oh no, basta, fra, ce la faccio più. Che schifo, fra, l'ho pestata. Mamma mia, che impressione brutta, sembra una merda vera. Cosa ne pensi di questa cosa? Allora, un'intervista veloce a Tecnoid. Tecnoid? Dove sei andato? Ma va fuori! Dove vai, io? Almeno respiro fuori. Ah, fra. Ma cosa devi? Ah, è incredibile, allora c'è aria pura nel fondo. Ma no, zio, è orribile, forte. Sempre i tuoi pacchi! Una cosa positiva, hai visto? Uscire fuori, era tutto un break per prendere il pacco. Bene, come avete visto, anche per lui era difficile credere che fosse uno scherzo, perché effettivamente, ragazzi, la puzza era veramente troppo intensa. Quindi lui non è riuscito molto bene subito a comprendere che quella cacca fosse finta e che la puzza non venisse appunto dalla cacca vera, ma da uno spray che gli avevo comprato. E quindi adesso lui, dopo aver realizzato, come lo vedete, è andato a respirare, tutti quanti siamo andati un po' a respirare perché stavamo morendo dalla puzza tutti insieme. Ora lui chiaramente, dal momento in cui ha capito che era uno scherzo, ha capito che era uno scherzo abbastanza pesante, e guardate cosa mi dice.
Allora, cosa ne pensi? È stato un bello scherzo questo? Cosa c'è? Mi stai minacciando? No, no, io. Però guarda che la prossima è vera, non farò scemo. Hai fatto uno scherzo così, aspettati qualcosa proprio di bruttissimo. Qualcosa proprio di brutto. Faccio qua che mi fa malissimo, ho la gola che è legata qua. Le tonsille si sono scambiate con i coglioni, capito? Adesso poi metti. Effettivamente hanno trovato il posto giusto per una testa di. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo scherzo. Io sono veramente tanto felicissimo, ok? Non ho paura assolutamente della tua minaccia, perché la tua minaccia adesso, preparati, perché la tua minaccia, sai cosa significa? Che io te ne farò uno peggiore ancora. Peggiore ancora. E io non so cosa c'è dopo cagarti nel letto. Cioè, dopo cagarti nel letto, secondo me c'è solo l'ospedale. Ho visto il tuo culo in quel momento. È bello? Che schifo, cioè già quello mi ha fatto vomitare. In più ho sentito la puzza. Cioè, vedi, sto mettendo adesso a parlartene. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. E quello sta benissimo. No, no, stammi lontano. Lasciami stare che respiro. Oh, poi dopo vedrai. Poi vedrai. Dammi un abbraccio. Va bene. Questo è l'abbraccio di Giuda, questo. Questo è l'abbraccio di Giuda. Va bene. E loro erano tutti complici. Tutti complici. Non è vero, io no. No, tu no. Quindi significa... No, a riprendermi mentre piango. E lui me l'ha detto. Se complici significa che anche per loro ci sono lo scherzo, quindi. Oh, tranquillo, io mi vendicherò e loro saranno i miei complici. Va bene, allora aspettiamo nello scherzo di Tecnoide. Andate nel suo canale a vederlo poi. No, no, io vai, vai. Dico una cosa. Se questo video tu arriva a 5.000 like, ragazzi, entro 24 ore, tu non hai idea cosa ti faccio. Tu non hai idea cosa ti faccio. Però io sarei uno scherzo finito male. Io ti avverto già adesso. Che poi non mi dici, no, hai esagerato. Finito male perché finisci all'ospedale, no, tu. No, finito male perché tu forse non sai dove finisci. No, però va bene. Però sai, finito male perché io sto arrivando. Va bene, Alve. L'hai voluta tu la sfida. Accetto la sfida. Va bene. Coppino, se ti muovi sono cretino. Va bene, lasciami che mi muovo, sono un cretino, va bene. Oh, pesantemente offeso, va, proprio, ti senti proprio un andanghettista, No, vai, no, vai, cammina, vai. Ma cos'è? Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Siamo arrivati quindi alla fine del video, ragazzi. Tecnoide mi ha minacciato, quindi i prossimi video sicuramente comprenderanno uno scherzo nei miei confronti, ma noi l'accetteremo perché siamo in Stream House. Ora, ragazzi, voglio che mi facciate un favore. Voglio che qui sotto nei commenti mi scriviate quale scherzo fare, perché dal prossimo video, ragazzi, io metterò il vostro commento in primo piano, dove praticamente descriverete lo scherzo e io farò esattamente tutto quello che voi mi direte. Quindi, ragazzi, non dimenticatevelo. Quindi, ragazzi, mi raccomando, scrivete qua sotto che scherzo fare, come farlo, costruitelo veramente bene e io vi prometto che farò in modo che farò tutto quello che voi abbiate scritto. Mettete anche qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto, lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Al prossimo video, ragazzi, vi voglio bene.